Amici del basket, buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento con 1-3-1. Come ogni venerdì, parleremo di questo scannone vincente che sta lottando per il primo posto in classifica assieme a Milano e Brescia. E domenica arriverà alla Pala del Mauro la Virtus Segafredo Bologna. Ne parleremo questa sera con il collega del Ciriaco Gianmarco Venezia. Gianmarco, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a te Giovanni. Gianmarco, innanzitutto cominciamo da questo grande successo, importante successo arrivato nel corso della settimana. Mercoledì la Scandone ha espugnato il campo non facile, come sappiamo, della Pala Serra di Migni di Sassari, una prova convincente, una partita ben giocata dalla Scandone, ma noi alla vigilia avevamo detto la differenza comunque tra i due roster, c'è a Velino una squadra quadrata, completa. E soprattutto la differenza stava anche in panchina, dove Sacripante è sicuramente qualcosa in più di Pasquini. Indubbiamente la direzione di gara della Scandone è stata eccellente, a parte una piccola flessione nel terzo quarto, penso sia stata una delle partite più solide fatte dalla Siligas. Secondo me è di particolare importanza il supplementare, dove Sassari proprio non trovava la via del canestro e la Siligas era molto solida in difesa. È stata una delle prime volte in cui abbiamo visto il roster a completo e abbiamo potuto vedere come Sacripanti intenderebbe gestire i suoi uomini quando li ha tutti a disposizione. Secondo me sono arrivati importanti segnali da Fittipaldo, che era stato finora un po' discusso, però l'altro giorno, forse la prima partita nella quale Figlioi è veramente venuto, diciamo, a mancare, Fittipaldo ha risposto presente e ha portato la causa a 18 punti. Sì, Fittipaldo è stato un fattore all'interno di una partita ben giocata dalla formazione biancoverde, che ora è prima in classifica, la punisce soltanto questa classifica appunto avulsa, in quanto ha perso con Brescia, però ha vinto con Milano, poi di conseguenza Milano invece ha battuto Brescia. Una Scandone che è competitiva, lo ha dimostrato per tutto il campionato, perché poi gli scontri diretti li ha vinti tutti. Ha saputo superare brillantemente le difficoltà che ha incontrato lungo il cammino, soprattutto per via degli infortuni. Ora, magari tra 15 giorni potrebbe tornare in Italia Shane Lavallo, ovviamente non sarà disponibile per giocare, lo sarà più là, lo spera anche coach Sacripanti. Ma questo significa che comunque la Scandone ha una struttura di squadra importante che la potrebbe portare veramente lontano quest'anno, magari a raggiungere quegli obiettivi che negli anni passati sono stati sfumati a causa di proprio particolari. Allora, io spero di non generare reazioni scaramantiche nel pubblico e nei tifosi. Secondo me, al momento, la Scandone è la miglior squadra del campionato in questo Su momento. questo penso che Cioè, siamo tutti d'accordo. in questo momento esprime il miglior basket, ha un roster profondo e, come abbiamo detto prima, finora è dovuto far fronte a parecchi infortuni, a delle gare in cui Rich, quando ebbe quel problema familiare, magari era scarico per il viaggio. La Scandone in questo momento esprime un bel basket, ha giocatori che secondo me non hanno ancora del tutto espresso il loro potenziale e che iniziano a giocare molto 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 bene insieme. Come hai detto tu, non è prima in classifica per la classifica avulsa, ma la sconfitta arrivata con Brescia la seconda giornata era una sconfitta che ci Ci poteva stava stare, sì. tranquillamente, considerato che Brescia aveva avuto molte riconferme, invece la Siligas era tutta da rifare, all'epoca non c'era Fesenco. Insomma, secondo me la prima parte di campionato che si sta per concludere dice che la Scandone c'è e lotterà fino in fondo per i traguardi più importanti. Quindi su questo siamo più o meno tutti d'accordo, perché magari qualcuno alle volte travisa ciò che uno dice e alla fine esce fuori che noi siamo contro la squadra, la società. Non è assolutamente così, perché una costante di questa stagione è che Avellino è una squadra molto forte e può arrivare fino in fondo in tutte e tre le competizioni, Competizioni. perché poi ricordiamolo, c'è il campionato, la Coppa Italia è arrivata alla qualificazione, quindi dal 15 al 18 febbraio. La Scandone
parteciperà alla finaletta di Coppa Italia, ma quello è un terno all'otto, Gianmarco, perché sono gare secche e imprevedibili che sono decise quelle sì da episodi. Sicuramente però la Scandone, come dicevi tu prima, gli scontri diretti li ha vinti quasi tutti, per cui secondo me arriva con il vento in poppa alle Final Eight. Poi è chiaro che giocando 3 partite in 3 giorni per dover vincere la competizione ci sono anche altri fattori, come per esempio la stanchezza, magari un fastidio che ha un giocatore, però con il roster al completo, e anche non con il roster al completo, come dire, la prima parte di stagione, la Scandone va lì per giocarsela tranquillamente, senza, secondo me, rispetto agli altri anni, dover fare molti conti di tabellone. Gli altri anni, mi ricordo, c'erano dei discorsi, magari non capitare dalla parte di Milano. Quest'anno non ne sto sentendo e non ne stiamo facendo neanche noi, perché l'impressione che dà la squadra è proprio quella di potersela giocare con tutti, in gara singola più che mai. Poi c'è un grande equilibrio. Alla fine bisogna essere onesti da un punto di vista intellettuale. Se uno dice che la Scandone è forte, è un dato oggettivo, perché poi sono i risultati a parlare. A parlare così, il campo è il giudice sovrano. Il campo ha detto che Avellino ha battuto Milano, ha battuto Venezia, ha battuto Torino, che ha i suoi alti e bassi, ha battuto Sassari fuori casa, quindi vuol dire che qualcosa in più rispetto al passato questa squadra ce l'ha, e non dobbiamo nasconderci dietro alla paura di poter raggiungere un obiettivo, a dire sì, però siamo una squadra nuova soltanto per propri interessi personali, magari un po' per queste ragioni. Guardiamo se è possibile anche un attimo i risultati dell'ultimo turno, così li commentiamo, perché poi c'è anche questa Trento, dove andremo a giocare l'ultima giornata, che forse fa un po' paura, Gianmarco, perché è una squadra che nel momento in cui ha tolto Baldi Rossi, è tornata a inserire Hogg, ha cambiato pelle e sta vincendo le partite e risalendo la classifica. Trento l'anno scorso ha avuto una cavalcata forse irripetibile, ma sicuramente non casuale, secondo me. È una squadra ben allenata, ha determinate tipologie di giocatori che si sposano bene con la filosofia di Buscaglia, e secondo me l'ingresso di Hogg è veramente importante, perché è un giocatore che dà molta, molta energia. Per quanto magari sia sottodimensionato come centro, porta tanta, tanta verticalità, rimbalzo, secondo me fa molto la differenza. Atipicità, la sua versatilità permette anche, lo scorso anno lo facevano molto bene, tante situazioni di cambi difensivi, e questo metteva in difficoltà un po' gli avversari. Poi tra l'altro la Scandone proprio l'anno scorso giocava l'ultima partita del campionato a Trento. Avellino perse in quell'occasione, quella gara costò una posizione all'interno dei playoff, vero che poi non ha pregiudicato niente, perché aveva superato la Scandone brillantemente il turno con Reggio Emilia. Però una gara difficile, soprattutto per come la Scandone arriverà, che magari è vero, prima c'è la gara contro la Virtus di cui parleremo, però queste due gare sono assolutamente da vincere. Diciamo che vincendo queste due gare ci si mette in una buona posizione, perché sia Milano che Brescia hanno una partita con Pistoia, se non sbaglio, e a quel punto poi bisognerà ragionare sulla classifica ulsa, ma bisogna anche guardare agli altri. Certo, vincendo due partite, diciamo che poi dipenderà molto dai risultati altrui. Certo, secondo me Trento rispetto allo scorso anno ha un giocatore in meno, che è Kraft, che era decisivo per quel tipo di basket che loro giocavano e proponevano. Però rimane una squadra solida, e in casa loro è difficile giocare, secondo me. È sempre molto difficile, per cui quella è una gara veramente delicata, e che ci dirà ancora una volta se la Scandone è pronta come sembra essere pronta. Noi nel corso dei giorni, ieri abbiamo sentito un giocatore della Scandone, ed è Thomas Scrub, uno che sta veramente emergendo alla grande. Dopo la pausa con la nazionale è tornato più carico di prima, forse ha recuperato anche meglio dall'infortunio. Andiamo ad ascoltare che cosa ha detto Thomas Scrub. Especially for our Champions League games, we need to, we've already lost a few bad ones at home, so I think we really need to focus. Credo bisogna fare qualcosa di più, soprattutto in Champions, dove abbiamo il talento per poter superare il turno. E forse siamo anche superiori a qualche avversaria. Mentre nel campionato italiano non ci resta che chiudere al meglio questa prima parte di stagione.
It'll be important to finish off the first round with two wins and just try and finish as high as possible after the first half. Like my first year in Finland and last year in Germany. Le mie prime due esperienze in Finlandia e poi in Germania le ho fatte in piccole squadre. Qui ho l'opportunità di giocare la Coppa e c'è una squadra che mira a vincere il titolo. Yeah, I just try and do whatever the team needs me to do. Perché cerco di dare alla squadra ciò che serve. Ci sono migliori realizzatori di me, perciò provo a correre in campo aperto, a tagliare a canestro, a prendere buoni tiri ed a difendere. Avete vinto contro tutte le squadre di vertice. Che cosa significa? Innanzitutto bisogna dire che sono state delle vittorie meritate. Ci hanno permesso di incrementare la nostra fiducia, specialmente le vittorie ottenute fuori casa contro delle squadre importanti come Sassari e Milano. Penso abbiamo mostrato di poter vincere contro chiunque. Domenica arriva a Bologna. Conosce qualcosa della formazione virtussina? Not too much. Well, I know there are really two good Italian players, Gentile and Erodori. Conosce qualcosa della formazione virtussina? Poco, se non Gentile ed Erodori, due tra i migliori giocatori italiani che ho affrontato qualche volta in nazionale. Sarà difficile affrontarli, soprattutto difensivamente. Sono una squadra che ha grande ambizione. I really don't know too much about the other players on their team, but yeah, I think they're a team that came out from last season. I think they're going to want to do well against us being one of the top teams. Allora, Gianmarco, anche Thomas Crabb ha detto sì, abbiamo vinto contro chiunque, quindi è lecito avere delle aspettative che possano portarci a competere fino in fondo, magari arrivando in finale. Poi gli abbiamo chiesto se si sentisse un po' un secondo collante della squadra, perché il primo in assoluto è Martin Lyunen e penso che siamo d'accordo, no? Sì. E gli ho detto sì, cerco di fare, non sono il miglior realizzatore perché ce ne sono altri, ma cerco di fare delle cose utili per la squadra. Ed in campo è davvero un elemento prezioso, soprattutto uscendo dalla panchina. Secondo me le dichiarazioni di Scrub abbiamo sentito riflettono perfettamente il tipo di giocatore che Scrub è. Un giocatore intelligente, secondo me. La prima caratteristica di Scrub è l'intelligenza. Dà molto nei cosiddetti intangibles, sia in attacco che in difesa. Ha un grandissimo istinto per il rimbalzo. E secondo me sì, la definizione di glue guy, l'uomo collante, gli si attacca bene addosso, perché è un uomo che realmente quando è in campo sembra facilitare anche i compagni, taglia tantissimo dal lato debole, aiuta tantissimo chi porta palla, fa tante, veramente tante cose in campo. Secondo me è la vera novità rispetto allo scorso anno, cioè quella di avere una panchina così lunga, e lui è uno degli elementi di spicco della panchina, se non proprio l'elemento di spicco. Ti aspettavi della potesse incidere così tanto in questo contesto, dove la Scandone è una squadra dal grande talento, dove sono tanti giocatori di talento che sanno fare le cose da soli, risolvono tanti problemi ogni tanto. Però un giocatore come lui non l'abbiamo mai avuto negli anni scorsi. No. Quindi ti chiedo se ti aspettavi questo inserimento, questo impatto sulle gare di questo tipo. Me lo auguravo più che altro, perché per esempio come abbiamo visto l'anno scorso, Ragland e Lugano sono due giocatori dal talento indiscutibile, però magari insieme non erano, diciamo, non era ideale come situazione. Gli uomini come Scrub, gli uomini come D'Ercole aiutano le squadre, perché il talento dei nostri esterni è evidente. Rich esplode spesso in prestazioni da più di 20 punti. L'ultima partita è stata proprio una cosa eccezionale. Figlioi è sicuramente un giocatore decisivo. Fittipaldi ha punti nelle mani, anche se finora magari non l'ha fatto vedere. E gli uomini come Scrub servono alle squadre, perché fanno piccole cose che non vanno sulle statistiche, ma che aiutano sicuramente a giocare meglio anche ai giocatori che poi devono fare la differenza sui tiri decisivi. Un giocatore che dà grande equilibrio, possiamo dire che lui
un po' lo scudiero di questo scandone, mentre il realizzatore, insomma, è Jason Rich, anche mercoledì a Sassari è stato strepitoso con canestri tra l'ultimo quarto e l'inizio del supplementare che ci hanno portato a vincere la partita, ma soprattutto alla fine dei tempi regolamentari. È stato qualcosa di eccezionale. Ha avuto un momento di onnipotenza. Il quarto periodo ha avuto proprio un momento di onnipotenza, è stato continuo sia al tiro da tre, come sempre dal mid-range. Intanto vediamo anche qualche Sì, a canestro realizzato. me quello che sorprende di Rich è il controllo del corpo che ha, oltre che delle situazioni di gioco. Sembra sempre molto focalizzato sulla partita, sembra capire quello che succede in campo e ha il carattere per prendersi la squadra sulle spalle. È davvero, secondo me, il leader di questa squadra, perché nella mia visione delle cose il nostro destino passa sempre dalle mani di Lunen, però il leader emotivo della squadra mi sembra essere Rich, francamente. Sì, poi è stato sfortunato perché non ha segnato l'ultimo tiro, Era ben però costruito, però. sì, no, è stato proprio sfortunato perché lo avrebbe meritato comunque la Scandone di vincere la partita già nel corso dei tempi regolamentari. Però forse per la fiducia, la vittoria con quel tipo di supplementare aiuta. Aiuta sicuramente, aiuta una prestazione del genere Bruno Fittipaldo che, come tu hai detto in apertura, ha disputato la sua prima vera gara importante con la maglia della Scandone, sembra aver ritrovato un pizzico di fiducia. Sai che forse l'avrà aiutato, sai cosa? Il fatto di essere stato a Montevergine le sette prima della partita, questo Questo non lo potrebbe so, questo non lo so. averlo aiutato, no, ovviamente scherziamo, però Bruno Fittipaldi è un giocatore importante e speriamo possa essere utile anche nella prossima gara contro la Virtus Bologna. Una partita complicata perché la Virtus è una squadra che ha grande qualità, ma soprattutto ha grande fisicità. Nel corso dell'intervista che abbiamo visto, Scrub ha detto: potremmo avere diversi problemi, soprattutto nel marcare le loro ali, e riferendosi probabilmente soprattutto ad Alessandro Gentile, perché può ricoprire un po' tutti i ruoli di esterno, nel ruolo di esterno, ma ha anche giocare in ala forte, da dove giochi in avvicinamento a canestro, può creare tiri per sé molto spesso, ma altre volte, essendo raddoppiato, legge bene queste situazioni difensive avversarie e può scaricare la palla e creare tiri aperti per i compagni. Credi anche tu che Gentile possa essere un fattore di questa partita e come Avellino poi dovrebbe tutelarsi? Allora, Gentile al momento penso che numeri alla mano sia il miglior italiano del campionato, almeno dal punto di vista statistico. È un giocatore dall'indubbio talento, lo dice la carriera, anche se ha avuto l'ultimo anno e mezzo un po' tribolato. È un giocatore difficile da marcare perché, secondo me, oltre alle sue skill fisiche, che sono evidenti perché è davvero grande per essere un esterno, una qualità molto sottolineata di Gentile è l'abilità nei passaggi. Mi sembra che al momento sia quasi a 4 assist di media, ma non è questo che conta, è proprio come fa uscire le palle dal raddoppio. È un giocatore difficile, tuttavia però io credo che impegnandolo molto difensivamente lo si possa togliere dalla partita, idem dicasi per Aradori, e credo che Bologna pecchi un pochino di amalgama, diciamo uno scrub gli farebbe bene. Sì, È una non squadra che indubbiamente ha ambizioni importanti, ha un budget importante, ha giocatori importanti, una buona base di italiani, ma secondo me finora non ha espresso quello che ci si aspettava. Aveva iniziato bene, poi ha avuto un periodo di calo, ora viene da 3 vittorie, ma non sembra essere solida come squadra. Poi magari domenica, però Allora, è secondo me. vero che sono reduci da diversi risultati positivi, quindi questo ha restituito fiducia ad un ambiente che stava implodendo. In discussione c'era soprattutto la figura dell'allenatore Alessandro Ramagli, che poi è riuscito a superare brillantemente questi momenti di difficoltà. Arriveranno ad Avellino con l'esigenza di dover ottenere 2 punti, però
perché devono entrare nelle Final Eight, essendo una squadra ambiziosa, soprattutto una proprietà molto ambiziosa, non entrare subito al ritorno in Serie A nelle migliori 8, alla fine del girone d'andata, potrebbe comportare qualche problema. Quindi probabilmente la pressione sarà più su di loro. Sì, questo sicuramente. Loro sono una squadra di grande blasone, sia storico che dei giocatori proprio che hanno. Forse, ripeto, non è un roster che a me fa impazzire, forse gli manca un playmaker, sotto sono un po' corti, però è una squadra comunque importante e come dicevi tu, stanno prendendo fiducia vincendo, però c'è da dire che il Del Mauro finora, almeno in campionato, è stato inespugnabile e mi dicono che domenica ci sarà il pienone, per cui secondo me sì, la pressione è più su di loro, però il coefficiente di difficoltà della gara è molto maggiore per loro rispetto che per noi. Nella gara di domenica, però, probabilmente proprio nel reparto lunghi sotto i tabelloni potrebbe decidersi la panchina, la partita, perché Fesenko contro Slaughter è una sfida piuttosto equilibrata. Fesenko è sicuramente il giocatore più dominante offensivamente del campionato in post basso, però Slaughter è un atleta di esperienza che ha giocato con big europee ad alto livello in Euroliga, quindi sa come si affrontano queste partite. Si sta dimostrando anche un giocatore molto intelligente. E poi c'è Lawson, che è un giocatore normale, che però in situazioni di pick and pop tira con il 39% dalla lunga distanza, quindi significa che può aprire il campo e mettere un po' in difficoltà i lunghi avellinesi, che per caratteristiche sia Ndiaye e Fesenko non sono abituati ad uscire a 6 metri dal ferro. E quindi Evelino deve stare attenta in queste situazioni. E poi c'è negli esterni l'altro gentile, Stefano, che quando vede Evelino vede Russo. Sì, fra l'altro Stefano Gentile anche, diciamo, sarà difficile decidere la marcatura di Stefano Gentile perché esattamente come il fratello è sovradimensionato per il ruolo che fa e magari proprio con Fittipaldo potrebbe accoppiarsi non benissimo. Per quanto riguarda il duello fra i centri, Slaughter è un giocatore importante, è un giocatore che ha una lunga carriera alle spalle, esattamente come Fesenko, diciamo. Secondo me è un duello alla pari. Lì probabilmente si deciderà buona parte della partita. Per quanto riguarda Lawson, lo scorso anno nella cavalcata della promozione è stato decisivo. Però secondo me si può mettere in difficoltà con i pick and pop, si potrebbe pensare forse a qualche minuto con Zerini da 5. Però non so, secondo me il vero scontro è fra i due centri titolari e poi come sempre la differenza la faranno le letture di Lyunen in uscita dal pick and roll dalla punta, perché dipende anche da che distanza dal canestro riceve Fesenko. Sì, questo è vero, poi abbiamo visto nelle ultime giornate, a parte che è in forma smagliante, ma Assolutamente. anche a Sassari prendere posizione sia contro Jones che contro l'altro lungo della formazione sarda, non sempre ha ricevuto, anche perché a un certo punto Savaric, che ogni volta che prendeva la Non palla tirava, facendo fortunatamente canestro. Però comunque degli obiettivi questa formazione ce l'ha e sa utilizzare i suoi punti di forza. Parlando proprio della gara di domenica, abbiamo ascoltato un personaggio di spicco del basket italiano, che tra l'altro è bolognese doc, che è Stefano Michelini. Noi l'abbiamo fatto questo servizio, abbiamo inserito anche le sue dichiarazioni. Vediamo che cosa ci ha detto. Dove pensa può arrivare questa squadra che sembra essere piuttosto solida, e forse addirittura la più solida di questo torneo? La mia convinzione è che la Serie Gas sia una squadra completa, equilibrata, con una continuità di lavoro di un certo livello nel management e nell'allenatore. Questo oggigiorno fa la differenza. Ne è convinto coach Stefano Michelini, che da un paio di anni a questa parte è appeso la lavagnetta al chiodo per ricoprire il ruolo di commentatore tecnico in Rai. L'affermazione del bolognese non fa una grinza, dall'inizio del torneo c'è la convinzione che questa squadra sia di gran lunga non la più forte, ma quantomeno la più solida di tutta la Serie A.
Avellino ha qualità tecniche e giocatori esperti quanto decisivi. Su tutti c'è Jason Rich. Mi piace chiamarlo come lo chiama Kaya, che lo parlava, che non è un califfo. È sicuramente un giocatore importante che prende molte responsabilità, tantissime anche ieri, ma proprio nella sua natura di giocatore io credo che man mano la stagione andrà avanti, lui da persona intelligente le dividerà sempre di più con gli altri. Domenica intanto arriva al Pala del Mauro la Virtus Bologna, squadra che Michelini ben conosce, e parlando delle Vunere afferma: molto, io poi dico da bolognese, vedo giocare la Virtus con questo nuovo assetto, una Virtus Bologna, una Virtus Gattolino Bologna che forse ha delle aspettative un po' troppo alte, onestamente, senza polemica, per quello che è la realtà, quindi giocare già per il vertice. È vero che i tiratori sono grandi giocatori, ma attorno ci sono anche professionisti importanti, ma non è oggi a livello della Sidigas. Avellino dunque ha qualcosa in più e questo la potrebbe portare davvero in alto, come conferma l'allenatore bolognese, che così risponde alla nostra domanda. Alla luce di quello che mi ha detto, di quello che abbiamo visto fino ad ora in campionato, la Scandone ci può arrivare in finale, Scudetto? La mia convinzione è che la Scandone possa arrivare in finale, sì, ne sono convinto. Beh Gianmarco, bello avere delle certezze come ce l'ha Michelini, magari fosse così, ma convinto che la Scandone possa arrivare in finale. Che possa, ce lo auguriamo, però molta troppa convinzione, alla fine abbiamo visto l'anno scorso le serie si giocano su 7 partite, gli infortuni contano, conta anche la squadra che trovi di fronte, come ti ci accoppi, come gli allenatori leggono l'andamento della serie, per cui da qui alla finale Scudetto è un percorso lungo, in mezzo ci sono tante cose, c'è la Champions con una qualificazione da conquistare, ci sono le finalette e poi c'è tutto il girone di ritorno, per cui sì, c'è il potenziale per arrivare in finale, però è ancora presto secondo me per parlare di finale. Certo, però se lo dice una persona comunque autorevole come Michelini, che di basket ne sa tantissimo, allenato a alto livello, evidentemente ciò significa che non è che lo fa, lo dice perché vuole mettere pressione sull'ambiente avellinese, ma perché intravede delle potenzialità e delle qualità che effettivamente ci sono. Indubbiamente, io come ho detto in apertura di trasmissione, per me al momento la Sidigas è la miglior squadra in Italia, quindi anche io sono convinto possa arrivare in finale. E sicuramente è anche bello vedere che in giro per tutta Italia c'è la convinzione che la Sidigas sia una squadra solida, sia una squadra che può vincere con tutti. È un segno importante, è un segno che realmente questa squadra ha qualcosa e deve cercare. Secondo me la cosa bella della Sidigas è che secondo me non è al 100% del potenziale in questo momento, cioè è una squadra in crescita, ancora non abbiamo visto bene assestate le rotazioni perché Wells è rientrato nell'ultima partita, non è ancora al 100%, poi come hai detto tu in apertura c'è Laval, non so quando rientrerà precisamente, penso quando sarà al 100% pronto fisicamente, anche perché Ndiaye per ora sta tranquillamente facendo il suo. E secondo me è una squadra che può crescere, può diventare anche molto meglio di come ora. Questo sì. Tra l'altro hai parlato di Ndiaye, si è letto un po' che Torino fosse interessata a lui, ma Avellino non lo cede, quindi non, da questo punto di vista possiamo stare assolutamente tranquilli. Vediamo un po' il prossimo turno, analizziamolo nei minuti che ci restano prima della chiusura della trasmissione, così commentiamo quello che è il 14° turno del campionato di Serie A. Mancano 2 gare alla fine del girone d'andata, con Cantù Capodorlando, Venezia Pesaro, Torino Brescia, Sassari Trento, Reggio Emilia, Brindisi, Cremona Varese, Avellino Bologna, Pistoia Milano. Insomma, le gare che ci interessano sono Milano Pistoia e poi strettamente da vicino Torino Brescia, magari con un occhio a Venezia. Anche un occhio a Venezia, ovviamente, anche un occhio a Venezia, che però dovrebbe avere vita facile con Pesaro. Milano in campo caldo come Pistoia, oggettivamente ha qualche cosa in più, però gioca stasera in coppa, quindi sappiamo che l'Eurolega porta sempre un po' di fatica, mentre Brescia va a Torino. Brescia ha vinto soltanto una partita delle ultime 4. Torino ha bisogno di vincere. Torino
è una squadra che a me piace tantissimo. Al momento forse hanno avuto questa perdita di Mbakwe, che poi era il motivo dell'interesse per Ndiaye, che può essere una perdita importante, anche perché il giocatore rispetto a quello che si era visto a Roma ha messo su anche un bel tiro dai 5 metri, era un giocatore importante per la loro rotazione. Non so, io ho sentito anche di Samuels, ora non so se il sostituto adatto. Secondo me è una bella partita, Brescia non viene da un bel periodo, ha dilapidato il vantaggio che aveva costruito sulle dirette inseguitrici, e Torino secondo me è una squadra che quando è in giornata, anche se è discontinua, è una squadra che è molto pericolosa, ha grandi uomini di talento, ha un giocatore che a me piace tantissimo che è Lamar Patterson, che può fare veramente la differenza, e forse ha avuto anche poco, per non dire niente, da Vujacic finora, che era stato il fiore all'occhiello, sì, della loro campagna acquisti. Carattere un po' particolare. Carattere particolare sicuramente, come tutti i membri del roster di Torino, da quello che si vede almeno. E penso che quella sia una partita importante, anche perché Torino comunque è nelle zone alte della classifica e perché Torino in Europa sta facendo molto 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 bene. E tra l'altro l'ultima giornata in Eurocup, prima della top 16, ha vinto contro il Bayern Monaco senza Mbakwe, quindi significa che sì, ci sono le risorse per fare bene. Magari noi speriamo che possano battere Brescia e contestualmente la Scandone vincere contro la Virtus Bologna domenica alle 20.45. Ultima cosa, vediamo la classifica, così ci rendiamo conto un po' delle posizioni, soprattutto per quel che riguarda la Final Eight, con Brescia, Milano, Avellino, Venezia, Torino, Trento, Bologna e Sassari. Segue poi Cantù, Cremona, che risalirà secondo me e riuscirà anche a raggiungere anche i playoff. Reggio Emilia, che ha abbandonato ormai da tempo l'ultima posizione, Capo d'Orlando, Varese, Pistoia, Pesaro e Brindisi, con Brindisi che ha agganciato Pesaro dopo un inizio davvero drammatico con il tuo amico coach Vitucci. No, però secondo te la corsa salvezza è vero che è lunga? Io dico che Pesaro rischia quest'anno davvero tanto. Anche secondo me forse è arrivato l'anno di Pesaro, che più o meno fa sempre questo tipo, sì, di campionato fra la prima e la penultima, fra l'ultima e la penultima posizione. Brindisi secondo me ha qualcosa in più, anche in panchina secondo me, però ha qualcosa in più. Certo, poi bisogna anche vedere nel prosieguo come vanno le cose, magari Brindisi comunque ha appena cambiato allenatore, magari anche, sì, un po' di novità, diciamo il vento della novità, sì, non lo so. Pistoia secondo me non verrà risucchiata in questo duetto di coda, perché nonostante l'assenza di McGee mi sembra avere qualcosina in più rispetto a quelle altre due squadre. E c'è tempo per la corsa salvezza. Noi intanto siamo arrivati al termine di questa puntata di 1-3-1. Gianmarco, io ti ringrazio per essere stato con noi, era la tua prima volta qui da noi, quindi un doppio grazie. E invece noi ci vediamo venerdì prossimo, sempre alle 21.40 su Sport Channel 214. Ovviamente c'è anche il canale YouTube dove poter rivedere volendo la nostra puntata. E niente, mi ricordo poi domenica alle 20.45 la Scandone contro Bologna, gara che è importante per il primo posto. Per me è davvero tutto, grazie e buona serata.